anche devo dire il presso scolastico di Via Oioli, cosa molto importante, perché io penso che la mobilità per essere un merito di tutti, per essere importante, deve coprire dei punti fondamentali come l'ospedale, come le scuole, come la ASL, come il cimitero di Antica. Io penso che se lo facciamo questo possiamo dare una risposta molto concreta alla nostra comunità. Quindi nel 011 la proposta è con l'itinerario attuale farlo transitare all'interno di Gaudioni per arrivare ovviamente al presso scolastico. Sullo 018 tutto dipende una cosa, ovviamente ci dicono gli uffici tecnici tutti gli di urbani e l'agenzia di mobilità, perché tutto dipende da questo, perché un conto che abbiamo in capolinea da Ozio Antica, allora quindi iniziamo un itinerario per 018 e anche il 64, perché il 064 una volta ovviamente portiamo il 014 al 200 non ha più modo di esistere, nel senso che il passaggio da 200 a Via dei Pescatori è coperto dal 014, a quel punto portiamo tutte le stampe a Ozio Antica e colleghiamo Ozio Antica con Palocco, quindi diamo anche la possibilità a coloro che abitano ovviamente nelle zone del quartiere di Palocco di arrivare o a Cimitero, e se abbiamo una risposta positiva arrivare addirittura alla stazione di Ozio Antica. Questa penso che sia fondamentale, ci vorrebbe un giorno all'ultimo con la commissione al completo. Dopodiché abbiamo cercato di razionalizzare anche la linea del 04 Barato, il 04 Barato che parte dalla stazione di Piacilia fino ad arrivare a Via Sardico, transitando via Tranuccella, la linea 013. A un certo punto in direzione Melano, quindi Melano, effettuavo la fermata. È una signora anziana con molte difficoltà nel camminare, mi faceva decenni, no? In quanto vedevo che aveva difficoltà nel camminare e quindi di raggiungere il mezzo pubblico. Mi fermai, perché penso che noi dobbiamo essere un punto di riferimento della comunità e la mobilità è un punto cardine. Mi fermai e l'aspettai, io penso che sia assolutamente normale, penso che chiunque di noi faccia un tipo di gesto. La signora molto anziana quando è salita sul mezzo molto gentilmente, molto fare, mi disse la ringrazio di quello che ha fatto, però gli posso fare un domanda, mi disse, mi dica signora, dice ma è possibile che io tante volte vedo il mezzo pubblico da lontano e da noi veramente non transita, e a volte devo pure camminare tanto per prendere la fermata. Ma dice, ma in azienda dove voi lavorate, chi fa i percorsi? È possibile che nessuno capisce che un territorio così grande non può essere servito solo a metà? E io gli dissi, non mi qualificai come consigliere, perché non... Gli dissi, cara signora, lei ha ragione, perché a volte i percorsi vengono fatti in maniera forse molto superficiale, perché non vengono fatti tra la gente, no? Ma io penso che qualcosa domani potrebbe pure cambiare. Lei dice guarda, la ringrazio, e io gli dico un'altra cosa, mi disse la signora, dice se noi in mezzo transitasse anche dove noi abitiamo, perché la mobilità è il diritto di tutti, ecco, il tuo dico sempre quello, dice noi la gente aspetterebbe anche 5 minuti più importante, che il mezzo ovviamente sarebbe disponibile per tutti, perché dice se io non ho nessuno a casa che mi accompagna, io sono da sola e non so come fare. Beh, io penso che su questa riflessione, poi le persone di Nati, questa una signora poteva essere la mia nonna, oppure la madre di Nati, no? E su quel concetto io penso che si sviluppano tante belle cose. Allora, quando parlavo del 013 abbiamo pensato che
le linee 011 e 018, a quel punto abbiamo in capolinea e per sentire parte sia 011 e 018, abbiamo anche 064 e va verso veramente casa proprio. Se questo non ci viene concesso, ci dovrebbero spiegare il perché, a quel punto il 018 viene prolungato a casa poco, aumentando anche, diciamo, gli orari, che di fatto prende gli orari che abbiamo tolto a Ossia, quindi collegando casa poco. Poi mi fa tutte le domande possibili e immaginabili. Okay. Va bene, basta che raddoppiano il servizio, che sennò ci mettiamo per 2 ore. Abbiamo chiesto al fine di notare il territorio, diciamo, riguardante la Gola, Cancello, Fabrinetto, San Francesco, Cerimbocciano, Monte San Paolo, visto che Ossia ha la famiglia che va verso il cimitero, che è il C19, e la Ciglia non c'è niente, nel senso che non si prende il treno e poi si scende al centro e poi si prende il 59, sempre sul solito discorso del servizio è sociale, è mobilità per tutti, anche ripeto, io lo rivedo fino alla laurea, anche se confrontamento con un servizio che portiamo altro quartiere, magari la linea passa 5 minuti dopo, è importante che arriviamo. Infatti oggi non arriviamo e portiamo il servizio di tutti, perché la mobilità è un bene di tutti. E questo ovviamente facendo partire dalla stazione della Cilla, che dei Romagnoli, via Assentina, la fermata, proseguendo Castelfusano, via Pescatori, Passeroni e poi ritornare indietro. Questo, diciamo, è un sogno ambizioso, questo io lo capisco, voi penso che anche voi capite questo. Io dico solamente e apro gli interventi solamente insieme, solamente stare molto molto, come dico, stretti. Io do un plauso anche al Presidente, alla Commissione, che lavora insieme, possiamo portare quantomeno cercare di portare quantomeno sul tavolo con l'Agenzia di Mobilità questo progetto.